You are just a machine, an imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Psicologa all'Università di Padova, dirigo un master in Death Studies and the End of Life e sono anche filosofa. In quanto filosofa sono epistemologa e sto realizzando una rivoluzione scientifica. Sto per spiegarvi che cosa vuol dire rivoluzione scientifica a partire dall'indicazione di Emanuele Severino e al quale devo ogni parola che dico. Quindi la mia domanda sarà rivolta più che al professor Emanuele Severino, al filosofo Emanuele Severino, sicuramente al professor Roger Penrose e anche ai fisici. In quanto psicologa, permettetemi di cominciare con una esclamazione: ma come gli oggetti della psicologia vengono trattati da fisici? Conoscono forse i fisici il linguaggio della psicologia? Sanno che cosa vuol dire intelligenza per la psicologia? Sanno che cosa vuol dire coscienza per la psicologia o per l'epistemologia? Sanno che cosa vuol dire rapporto mente-cervello? Che cosa sta succedendo? Potrebbero chiedersi gli psicologi. Ebbene, questa cosa accade, comincia ad avere un significato agli inizi del Novecento, allorché il Circolo di Vienna, il Circolo di Berlino, voglio ricordare Carnap come punto di riferimento, il neopositivismo stabilisce una cosa essenziale, che tutto ciò che è psichico deve essere definito in termini fisici. Ecco che allora possiamo comprendere perché i fisici cerchino disperatamente di aiutare gli psicologi a capire che cosa succede nel cervello delle persone. Ma il mio ambito di studi è la tanatologia. Siete numerosi qua, siete veramente tanti, adesso forse siete la metà perché pensavate che il mio intervento sarebbe stato meno interessante, invece quelli che sono andati via ci resteranno male. Ho la pretesa, professor Penrose, mi ascolti perché sta per arrivare qualcosa che chiedo anche a lei. Ho la pretesa, sorry for this, ho la pretesa di sapere perché siete qua, tutti, non uno escluso. Siete tutti convinti che la fisica possa rispondere alla vostra volontà di sapere che cosa ci sia dopo la morte. In particolare oggi, perché Penrose stabilisce che qualcosa che passa attraverso i microtubuli del nostro cervello potrà resistere oltre la morte del nostro cervello, che è materia. Tutta la discussione intorno all'identità mente-cervello-coscienza ottiene grandissimo successo nell'epistemologia contemporanea e non annoia nessuno proprio perché siamo tutti angosciatissimi all'idea che con la morte del nostro cervello esattamente ciò che muore siamo noi, quell'intimità che abbiamo evocato fino ad ora. Ma torniamo all'oggetto che sembrava un pochino dimenticato ad un tratto dei nostri interventi, e il mio intervento vuole essere una domanda, perché ho già dichiarato che sto facendo una rivoluzione scientifica e di conseguenza sarebbe molto lungo stabilire e dimostrare in che termini la sto facendo. L'oggetto è il rapporto intelligenza artificiale e intelligenza naturale, una questione che ha avuto senso proprio fino
alla mente nuova dell'imperatore del professor Penrose. Stiamo parlando degli anni 90. Fino a quel momento cibernetica, sistemica, che abbiamo citato, cercavano di stabilire se l'intelligenza degli automi, l'intelligenza dei computer, fosse dotata o no di quella cosa che riguarda la coscienza, che sembra appartenere a quel meccanismo che è la produzione, quell'epifenomeno che è la produzione del cervello. Fino a quel momento le logiche erano disgiuntive, cioè vale a dire si paragonava intelligenza naturale del cosiddetto cervello con l'intelligenza degli automi o dei computer, allora estremamente arretrati, stabilendo che fossero due entità assolutamente differenti, e si cercava di capire con la cibernetica quali fossero i meccanismi di similitudine osservando il loro comportamento. Già subito dopo la mente nuova dell'imperatore, già indiziato da Penrose il problema, accade che proprio in ambito femminista, nell'epistemologia femminista, Donna Haraway, siamo nel 1995, parlasse di manifesto cyborg, riprendendo semplicemente niente di più che l'indicazione nicciana dell'oltre uomo. Il post-human, ciò che è oltre l'uomo, dice Donna Haraway, è già adesso, non sarà un futuro, siamo già assolutamente cyborg dal momento in cui nasciamo con un parto in un ospedale, dal momento in cui cominciamo ad essere vaccinati, dal momento in cui cominciamo ad essere cablati con un sistema sanitario, e addirittura sempre più cablati erano gli anni del boom dei computer in Occidente, siamo sempre più cablati, dice, quindi è impossibile separare l'intelligenza naturale dall'intelligenza artificiale. A ruota Robert Pepperell, nello stesso anno, parlerà del post-human manifesto, cioè vale a dire dobbiamo accettare, dicono nel 95, ciò che Severino diceva già fin dall'inizio, e lo ha detto e ricordato anche ora: l'uomo è macchina, è già macchina. Arrivavano circa 30 anni dopo Emanuele Severino, e comincia il percorso transumanista, che ha un obiettivo rispetto alla morte e che si avvale fortemente delle teorie quantistiche. Il transumanismo cerca di vedere se sia possibile trasferire ciò che Penrose colloca all'interno dei microtubuli del cervello in qualcosa di simile, che sono i microtubuli dei computer, cioè stabilire se è possibile trasferire quel principio che si chiama intelligenza, rispetto alla quale si stabilisce che si abbia a che fare con la coscienza, attraverso un processo di comprensione, diceva appunto Penrose, se sia possibile stabilire che qualcosa di noi, noi adesso qui pensanti, possa sopravvivere, navigare dal cervello al computer. Questo è l'obiettivo ed è ciò che vi sta interessando, perché siete veramente silenziosi. Bene, arriviamo al che cosa è in gioco. Le parole chiave che abbiamo usato fino ad ora sono coscienza. Io assumo interamente nella mia rivoluzione scientifica in quanto psicologa la prospettiva severiniana, stabilendo che coscienza non è un prodotto, e gli psicologi mi danno ragione perché tutt'al più possono operazionalizzare qualche passaggio per indicare che cosa intendiamo per coscienza, ma sostanzialmente non esiste un accordo scientifico sul che cosa intendiamo con questo, mentre invece con comprensione, indicato da Penrose, e con intelligenza possiamo riferirci a dei costrutti dotati di significato per la psicologia, cioè sono misurabili. L'intelligenza è sostanzialmente la capacità di un'entità dotata di un database o
di un magazzino di memoria, quindi database, computer, magazzino di memoria, l'intelligenza cosiddetta naturale, umana, di produrre risoluzione a problemi, ovvero siamo intelligenti se siamo in grado di risolvere problemi, non lo siamo quando non siamo in grado di fare questo. La risoluzione dei problemi, attenzione, che è ciò che ci fa sentire estremamente potenti, e quanto ha indicato Emanuele Severino poco fa, la risoluzione dei problemi è ciò che ci permette di perseguire obiettivi predisponendo tecniche, dice Severino. Attenzione, arriviamo a ciò che è stato indicato come un elemento cardine che sembra voler restituire all'uomo una specificità di intelligenza naturale, quindi un dominio rispetto alla macchina, ed è il concetto di creatività. Cioè, vale a dire, abbiamo parlato di poeti evocandoli e dicendo ma tutto sommato l'uomo è capace di poesia, di arte, mentre invece la macchina no. Ebbene, dobbiamo arrivare a una bella soluzione in direzione contraria del 2007 di Eric Drexler, motori di creazione, che utilizza ampiamente le teorie subatomiche per le nanotecnologie, e quindi darebbe estremamente ragione sicuramente a Penrose e senza dubbio a Hawkins. E questi motori di creazione sono ancora più creativi di quanto non lo sia l'uomo. E di conseguenza perdiamo un altro primato, non solo le macchine, secondo la cibernetica, sono più capaci dell'uomo di risolvere problemi e dunque sono più intelligenti, ma addirittura stanno, grazie alla fisica quantistica, diventando anche più creative. Dov'è il problema? Il problema consiste in questo: il tutto è già stato introdotto con il General Problem Solver di Simon Shaw e Newell, che negli anni 50 definirono che cosa si intende per creatività. La creatività, ma adesso il gioco è già stato totalmente scoperto da Severino, la creatività è la casualità, non la causalità. Dato un magazzino di memoria, dato un database, dato dunque un algoritmo e un'euristica che semplifica la risoluzione dei problemi, possiamo stabilire e riproporre dei passaggi tra i dati a disposizione e il risultato atteso come risoluzione, grazie ad atti creativi, ma gli atti creativi sono imprevedibili. È prevedibile ciò che è dentro il database, è assolutamente imprevedibile come viene utilizzato il database. Si sa che cosa c'è in entrata, si vede il risultato lo si misura in funzione dell'attesa e della risoluzione del problema, ma ciò che ha determinato la risoluzione, l'atto creativo, è casuale. Vale a dire, l'artista genera in forma casuale attingendo da ciò che ricorda, il fisico trova la soluzione. Vorrei ricordare una grande risoluzione che abbiamo avuto nella storia della medicina, Fleming e la scoperta della penicillina, assolutamente casuale. Esistono degli studi estremamente interessanti sulla creatività degli scienziati e le loro scoperte, tra le più importanti, che sono appunto casuali. Che cosa intendiamo per casualità? Intendiamo il venire e il tornare dal nulla, cioè vale a dire ciò che accade non ha origine. Torniamo ai nostri transhumanist e alle vostre speranze di esistere oltre la morte. I transhumanist sono quelli che dicono sì, d'accordo, l'intelligenza del computer accade per atto creativo, per atto imprevedibile in quanto casuale, ovvero che viene dal nulla e torna nel nulla, ma
questo atto creativo accade all'interno, dice Severino, di un automaton, cioè di un automa. Voglio evocare, poiché è stato evocato l'incanto all'interno di queste relazioni, ed è la meraviglia indicata da Aristotele, sto chiaramente sulle spalle del gigante Severino, cioè vale a dire meraviglia come zauma, che significa anche orrore. Dinanzi all'atto creativo, alla poiesis indicata da Platone, Aristotele individua l'orrore del venire e del tornare dal nulla. Voglio ricordare un grande amico di Penrose, Hawkins, che indica qualcosa di estremamente terribile per i transhumanist e per tutte le nostre speranze fisiche di esistere dopo la morte del cervello in un servo meccanismo informatico. Hawkins dice, molto semplicemente, con il Big Bang tutto, assolutamente tutto, viene dal nulla, tutto, assolutamente tutto, torna nel nulla. L'universo è tutto, assolutamente tutto, casuale. Bene, in questo passaggio radicale per la fisica siamo arrivati allorché, proprio nel passaggio tra Nietzsche e Carnap, viene definito con chiarezza che l'uomo è, sì, in quanto pensato prodotto di un creatore, sicuramente a sua volta a questo punto creatore, ma nel momento in cui diviene creatore assume in assoluto la prospettiva per cui la fine è assoluta, cioè è il nulla assoluto, nonostante ogni nostra speranza di trovare dei microtuboli penrosiani nell'intelligenza informatica. In che cosa consiste dunque la mia proposta di rivoluzione? La fisica nasce come negazione assoluta della metafisica, la fisica del Novecento, ma sta piangendo, e secondo me è una commemorazione dolorosa quella a cui stiamo assistendo, sta rimpiangendo la metafisica, ovvero quell'idea di possibilità di pensarci eterni al di là di ciò che è fisico. Qualsiasi particella quantistica, in quanto fisica, è annientabile oltre che probabile. Bene, la rivoluzione scientifica consiste in questo. Se è questo il vostro desiderio, avete una grande fortuna, perché qui c'è Emanuele Severino che usa il concetto di divenire non per fondare la verità dell'oscillazione tra essere e niente, è una grande confusione che in tanti fanno, è un errore. L'essenza, l'indicazione dell'indicazione severiniana è la necessità veritativa, inconfutabile e inconfutata dell'eternità dell'essente, dell'essersi dell'essente. Ora, la domanda che io faccio a Penrose, che ritengo essere, mi perdoni Penrose, I'm sorry, io credo che la sua teoria sia una riattualizzazione del grande Cartesio, e sicuramente lei non ha niente da invidiare a Cartesio, ma la teoria dei microtuboli mi ricorda tanto la teoria della ghiandola pineale, laddove si cercava di trovare una congiunzione tra fisica e metafisica, e Carnap dice mitologia. Non dimentichiamoci che siamo figli di Carnap nel parlare qui oggi. Bene, allora la rivoluzione che dico a coloro che rimpiangono la dimensione metafisica confutata e inevitabilmente superata, attenzione, perché non fare anche, così come la psicologia sta cominciando a fare, una rivoluzione scientifica, diceva Thomas Kuhn, dunque un cambiamento di paradigma radicale, poiché non è un'evidenza l'annientamento, il venire dal nulla, ma una teoria, perché non partire da una teoria diversa per spiegare la coscienza e l'essere. Grazie.